questo periodo ogni docente è chiamato a reinventare e reinventarsi per poter trasformare la propria didattica in una modalità anche a distanza. Ma come fare? Quali possono essere alcuni strumenti utili per riuscire a produrre delle attività che siano inclusive, graduali, coinvolgenti e, perché no, anche interattive? A questo proposito vi presenterò alcuni principi della didattica capovolta che ci può aiutare tantissimo in questo senso. E poi in particolare approfondiremo due elementi che ci possono essere utili per produrre una lezione capovolta: la costruzione di video lezioni e la costruzione di questionari. Presenterò alcuni prodotti già finiti e poi li smonteremo guardando in che modo passo a passo sono stati realizzati, quindi che principi hanno considerato e poi quali strumenti tecnici sono stati utilizzati per riuscire a produrre qualcosa che sia veramente gradevole, ma anche a livello didattico significativo e utile per gli studenti. Quindi aspetto!